Bisognerebbe trattarli un po' meglio, tentenati, pongo, eh? Eh sì, hai ragione, abbiamo veramente tanta strada da fare per instaurare un bel rapporto con gli amici animali. Però oggi è il giorno delle inaugurazioni, anche se questa non è una vera e propria inaugurazione, non è a Roma ma a Mondragone, vicino a Caserta. Eh sì, si va a teatro per applaudire un attore cane. Meraviglioso, un bagno così illuminato non l'ho mai visto. Eh sì, perché quello è il nostro bagno, briciolo. Cosa? È un albero di Natale. Ma sempre bagno è, perché ne sai che quando vediamo un albero lo dobbiamo innaffiare. Si intitola L'amico abbandonato. È uno spettacolo teatrale allestito dal Teatro Totò di Napoli. E il protagonista è una splendida meticcia, Briciola. Una cucciola abbandonata che è riuscita a cambiare radicalmente il suo destino. La messa in scena di questa commedia ha una storia complessa. Nasce durante la prima di un'altra commedia che venne rappresentata a Mondragone, in provincia di Caserta, all'interno di una struttura che ospita un rifugio per cani. Proprio questo tipo di spettacolo ha dato modo al Teatro Totò, in questo caso a me, di incontrare il direttore del FUF, Gino Pellegrino, che diede la possibilità di mettere qui al FUF in scena lo spettacolo, questo spettacolo Il tesoro del Barbone. Allora sai che si fa? Da quello spettacolo è nata l'idea, perché in quello spettacolo i protagonisti erano due cani, ma erano due cani di razza. Da lì l'idea, perché non utilizzare dei cani randagi? E proprio questa è la tematica che tratta lo spettacolo L'amico abbandonato, cioè fa rivivere al pubblico tutte quelle che sono le fasi legate all'abbandono, quindi da quando un cane viene adottato ed entra a far parte di una famiglia nel periodo di Natale come regalo per i bambini, fino ad arrivare a giugno, all'estate, quando la gran parte dei cani vengono abbandonati. Abbiamo recuperato cani dalla strada, abbiamo fatto attività nelle scuole e grazie al Teatro Totò addirittura alcuni cani randaggi recuperati e curati dalla strada oggi stanno facendo gli attori nel teatro. La protagonista, Briciola, è stata adottata proprio in questo rifugio, attivo da 10 anni e particolarissimo, perché da pochi mesi ospita anche un museo del cane, unico in Italia. Negli anni ci siamo resi conto però che c'è la necessità di fare anche divulgazione, attività culturale, e da lì è nata l'idea di realizzare il museo, il primo museo del cane in Italia. La cosa a cui tengo di più, che era il nostro obiettivo iniziale, che in quest'anno, grazie al museo, sono aumentati notevolmente i visitatori anche del rifugio. Forse oggi questo è il rifugio più visitato d'Italia, perché in genere le famiglie vedono i canili in chiave negativa e non amano portare i bambini a visitare queste strutture. C'è Zerra? Solo uno, nessun altro? Io e Zerra, non ci ho fatto. Quando l'abbiamo adottata non pensavamo pensavamo di aggiungere un membro alla nostra famiglia. In realtà poi è arrivata una superstar. O meglio, abbiamo visto che cercavano un cane su uno spettacolo teatrale che trattava appunto dell'abbandono, e allora abbiamo pensato chi meglio di Briciola può rappresentare questa tematica. Briciola! Aumentiamo un po' la motivazione di Briciola a lavorare con te. Ti do dei premi. Quando glieli vuoi dare, abbassi la mano e glieli proponi. Quindi così. Bravissimo. Dirigere uno spettacolo con protagonista un cane, in questo caso Briciola, è veramente complesso. Mentre vedevo le prove pensavo che mettesse il teatro a soqquadro, in realtà. Invece dalla sua vivacità ne ha tratto un beneficio per la parte che poi in realtà svolge il ruolo che lei ha in teatro. Le prove le facevamo con del pubblico presente in sala, con persone che disturbavano, proprio per vedere, testare anche l'attenzione di Briciola, quindi avevamo
chi faceva le pulizie in sala, attori che potevano tranquillamente parlare ad alta voce. La particolarità proprio dello spettacolo è la sensibilizzazione anche alla visione. In scena noi non prevediamo l'applauso, quello classico, quello sonoro, quello che disturba un cane presente in scena, ma prevediamo l'applauso fatto in questo modo. In teatro è, cambia atteggiamento, diventa diligente, quello che magari a casa non fa, perché con me insomma si prende delle licenze particolari, abbiamo un altro rapporto e sembra proprio nata per il ruolo che lei ricopre. Allora, Pongo è sparito.